sempre io, non sono cambiato. Contestualizziamo un attimo, se mi dai un attimo attenzione iniziamo il video. Devi stare calmo. Allora, contestualizziamo un attimo il perché di questo video. Io ne ho fatti già altri, dove comunque parlo anche del mio lavoro, della mia esperienza lavorativa, e molto visto che mi hanno chiesto che sono interessato, c'è anche al lavoro, interessato a sapere quanto, vabbè, ovviamente io ho parlato di tabaccheria, e la tabaccheria, allora, si parla sempre di dato guadagno, no? Si parla di dato guadagno. Qui adesso, invece, con te voglio parlare di questa cosa, che di questo lavoro che non è un lavoro comune, dai. No, cioè, sicuramente no. Ok. Non è comune. Sommozzatore o palombaro? Cos'era che facevi? Allora, diciamo che la differenza è a livello storico. Mm. Cioè, praticamente il sommozzatore e il palombaro sostanzialmente sono la stessa cosa. E infatti ho visto un po' di video. Solo che a livello storico il palombaro, quello che ci immaginiamo, è quello con l'elmo di bronzo, diciamo la tuta collegata all'elmo, ok, quello è il palombaro classico che uno si immagina, sai, vabbè, che pure quello che hai fatto. Avere in rame, non so, con allora, materiale. Ecco questo che ti stavo dicendo, la differenza. Poi il palombaro in realtà adesso usa un'attrezzatura molto più snella, nel senso che c'è un casco. Sì, come fondamentalmente c'era un casco, per quella tutta sotto una muta un po'. Esatto, cioè prima c'era l'elmo collegata alla proprio tuta, si chiamava. Sì. Ok. Sì. E quando l'aria che arrivava dalla superficie, come anche oggi l'aria arriva dalla superficie, gonfiava tutto il corpo, cioè tutta la tuta. Sì. Okay? Quindi tu l'aria che arrivava da sopra ce l'avevi da tutte le parti, ok? Quindi era molto complicato gestire un'attrezzatura del genere, anche perché l'aria che arrivava dalla superficie era in continuo, cioè soffiava aria di continuo. Quindi eri tu dall'interno che dovevi schiacciare una valvolina. Buttata a far uscire. Una valvolina che tra l'altro era posta dietro la nuca, di lato, ok? Sì. E tu ogni tanto. Cioè, io l'ho provata questa attrezzatura, ma l'abbiamo provata a scopo, come ti devo dire. Ma perché non è un'attrezzatura ufficiale? No, non si usa più quel tipo di roba lì, cioè ormai non esiste più. Perciò quel palombaro lì è rimasto in quegli anni lì. Adesso il palombaro, che è diventato un sommozzatore, è sempre un professionista, è sempre uno che fa qualcosa sott'acqua, che sia per le forze dell'ordine o che sia a livello civile per le costruzioni, ma è qualcuno che lavora sott'acqua, non è il sub che va a vedere i pesci. Il palombaro oggi, l'attrezzatura del sommozzatore di oggi, è un casco, sì, ok, collegato con la superficie, e poi sotto una semplice muta. Poi, chiaro, semplice tra virgolette, perché in base a dove tu vai a lavorare, in base alle temperature dell'acqua, in base alle profondità dove lavori, chiaramente può cambiare il tipo di muta. Ok, sì, però sì, in definitiva resta comunque una muta come quella che adoperano i sub, più o meno. Sì, 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 chiaramente poi ci sono le bombole, puoi avere il casco dove esattamente di le bombole e allora nel casco, il casco è collegato con la superficie, sì, con un tubo che viene chiamato ombelicale. Perché l'ombelicale, l'ombelico per il bambino, è quello che ti dà l'alimentazione per sopravvivere. Ok. E per stare sott'acqua abbiamo bisogno di questo ombelicale, dove in realtà non c'è un solo tubo, ma è una specie di treccia di più tubi. Sì, l'ho visto, infatti si vede in tutti i video, sto con è una treccia, esatto, dove dentro c'è aria. Attenzione, aria, parliamo sempre in base alla profondità dei lavori, fino a 50 metri c'è aria, superati 50 metri subentrano altri tipi di miscele che sono tutti un po'. Cioè, vabbè, poi non entriamo troppo nello specifico. Tu comunque hai fatto. La mia abilitazione arriva fino ai 50 metri, quindi. Non è poco. Però è ancora ritenuto basso fondale, perché si respira aria. Superati 50 metri non si respira più aria, ma una miscela diventa alto fondale. Oltre all'aria, quindi miscela respiratoria. Mm-hmm. C'è l'alimentazione per la lampada, che è collegata sul casco, sì, l'alimentazione generalmente della telecamera con la quale i supervisori ti controllano dalla superficie e vedono quello che stai facendo,
il telefono, quindi telefono, non lo chiamiamo telefono, però in realtà è una sorta di, esatto, di interfono, una ricetrasmittente, dove chi sta in superficie è push to talk. Ok, invece esatto, invece tu che sei sott'acqua non hai push to talk, ma è diretto, anche nel caso di acque molto fredde, dove si usa una muta ad acqua calda, in questa treccia c'è anche il tubo dell'acqua calda che si collega alla muta. E chiunque lo può fare, cioè il sommozzatore con mano potrebbe, allora, cioè, no, che mi piace, mi piace avere, lavorare in mare, lavorare in acqua, vorrei farlo, posso farlo. Allora, che come dicevo prima e ne parlavamo, so che per le forze dell'ordine ci sono dei test molto rigorosi fisici da superare, come tutte le, come tutte le forze dell'ordine. Esatto. E per quanto riguarda la parte, mentre tu non lavoravi per le forze dell'ordine, no, era un'azienda privata civile, noi facevamo c'era una piccola costruzione subacquee, diciamo, nel periodo breve in cui ho lavorato io, abbiamo fatto il metanodotto per Procida, quindi tutta la condotta di metano da Napoli a Procida, poi abbiamo fatto anche altri lavori, saldatrici, cioè, anche non in quel lavoro specifico, però si può, no, perché uno pensa da sotto solo a fare foto, raccogliere, fare, no, lavora per sì, abbiamo lavorato, si stringe, si alza, si faccia, allora tutto quello che può fare, che puoi fare in un'officina meccanica, si può fare sott'acqua, uguale, identico. E infatti proprio per questo sentivo che alcuni sommozzatori, alcune assicurazioni, mi sembrava assurdo bruciarsi o scottarsi sott'acqua, avere qualche tipo di danno del genere. Invece è possibile, perché c'è uno strumento che serve, diciamo, soprattutto per il taglio dei metalli, che so, tu devi rimuovere un pezzo di un'imbarcazione affondata, piuttosto che un pezzo di acciaio che lo devi tagliare per riportare in superficie. Per tagliarlo esiste questo attrezzo, per fartela breve, è una pistola sì, collegata ad ossigeno ad alta pressione che arriva dalla superficie. Si collega a un elettrodo, ok, e ossigeno, facendo scoccare la scintilla, mettendo la massa come quella per le saldature, no? Facendo scoccare la scintilla, ossigeno ad alta pressione, prende fuoco e cioè tu sott'acqua hai la fiamma. E cosa che... E quindi puoi anche scottare, ossigeno, è un braccio, è normale, per assurdo. Però può succedere. Con questo tipo di lavorazione qui, la cosa più pericolosa in assoluto, più che bruciarsi, è non avere accortezza del luogo in cui ti trovi, perché tu comunque stai facendo fuoriuscire dell'ossigeno, okay? Rischi che se ti trovi in una zona dove puoi avere un cappello, diciamo così, no? Una copertura, sei dentro una stanza di una nave, di una barca, ok, si va a creare una bolla di ossigeno, sì, che se raggiunge il fuoco raggiunge questa bolla di ossigeno, ma non è che scoppia, cioè fa la botta, sì, proprio... Tornando quindi al discorso, tutti lo possono fare, no? Allora, no, sì, cioè tutti possono farlo, a condizione che si faccia un corso specifico di formazione professionale. Generalmente per accedere a questi corsi di formazione professionale richiedono almeno un paio di brevetti da classici. E dopodiché si parte con la formazione, che varia da istituto di questi che fanno questi corsi. Beh sì, perché sono militari, sono privati, e quindi esatto, le sue richieste, esatto, sue... che possono variare dai 6 ai 12 mesi di corso, generalmente. Beh, 6, 9, 12 corso. Sì, no, e poi in più penso varia anche a che livello vuoi scendere. Certo, sì, chiaro. Poi inizi e poi vai avanti. Ovviamente, vai in base ai livelli che vuoi raggiungere, insomma, fino a dove ti vuoi spingere. Si guadagna bene? Come lo stipendio? Sì, si guadagna anche bene. Nel tuo caso, che quindi basso fondale, che l'inizio, sempre però, una cosa sempre, secondo me è rischiosa. Io ho paura a scendere sotto gli stipendi. Allora, ti dico la verità. Allora, avendo fatto questo percorso... al di là di formazione, perché poi quando fai formazione è sempre tutto bello, no? Cioè, sì, no, ma a parte quello, ma poi ti ridà tutto, cioè nel senso, quello a quel posto, quello in quel posto, sì, quello... Sì, cioè, sì. Poi quando vai a lavorare magari trovi situazioni completamente diverse. Invece io ho avuto la fortuna di lavorare con un'azienda
diciamo seria, mm-hmm. per cui le cose erano al loro posto, giuste, quindi vabbè, effettivamente allora... il rischio così alto non c'è, perché ci sono talmente tante procedure che per ridurre così tanto appunto il vai, rischio arri- zero, zero non esiste, il rischio zero, ah, però lo riduci al minimo, cioè sì, perché uno si immagina, ok, mi metto tutto e mi tuffo, no, c'è tutto, no, no, c'è tutta una procedura, esatto. Ovviamente per qualsiasi step della lavorazione c'è una procedura, quindi dalla vestizione alla calata in acqua alla risalita alla lavorazione, poi sono sempre più persone che penso che chiaro, cioè tu non, è che... non sei solo, no, assolutamente, assolutamente no, perché comunque generalmente per norma per ogni sommozzatore che è in acqua a lavorare c'è uno stand by che controlla la telecamera, diciamo prima. No, 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 è un'altra figura ancora, no. Cioè lo stand-by è un sommozzatore, sì. Pronto, vestito, ah, cazzo. Con il suo casco che in braccio. Che se scende, ora è andato a continuare il lavoro. Bravissimo, di... bravissimo. No, lo stand-by viene a recuperare. Ah, solo a recuperare, ok. Cioè, quindi comunque c'è una, questa figura che è una sorta di bagnino, sì, sì, chiamiamolo così, sì, sì. Che è a protezione. Poi c'è una squadra che sta dietro la telecamera, il microfono, il certo. Walkie talkie, ok? Che ti dice, guarda, devi chiudere quella valvola di tre giri, o devi tagliare, che ne so, capito? Loro ti danno le indicazioni sulla lavorazione da fare. È chiaro che prima si fa un briefing, prima di entrare in acqua, quindi la lavorazione che devi fare la conosci. Poi è chiaro che in corso d'opera ci possono essere delle variazioni e tu, diciamo... ti vengono comunicate nel casco dal supervisore. Sì, è un lavoro dove c'è dopodiché, massima precisione. Assolutamente. Dopodiché se c'è un qualsiasi forma di una qualsiasi forma di guasto, interruzione di comunicazione, un minimo dubbio sì. che il sommozzatore in acqua possa aver avuto un incidente, sì. lo stand by parte di, subito, immediato. Questo nelle lavorazioni di basso fondale lo stand by è in banchina se ti trovi a posto o a bordo di una nave se sei diciamo, no, se sei sceso dalla nave chiaramente se tu sei in situazioni di alto fondale lì le situazioni e si parla di quanti metri alto fondale? Beh, devi superare i 50 metri poi le lavorazioni si fanno a 70, 80, 100 cioè in base a dove c'è da lavorare e scendi chiaramente. E lì lo stand by ti aspetta nella campana, che è lo strumento che ti porta okay. dalla camera iperbarica posta sulla nave fino al luogo di lavoro. Poi il sommozzatore esce e va a lavorare, lo stand by resta nella campana. Però i tutti sono collegati a una squadra di supporto dalla superficie, collegati con telecamere, microfoni, quindi... cioè, tu c'è un'organizzazione. Sei sotto osservazione. Ci sono telecamere anche nella campana per controllare lo stand by. Sì, perché magari lo stand by si addormenta oppure c'è un malore. Non arriva l'ossigeno. Sono mille. Può succedere qualsiasi cosa. Basta vedere il film. Ricordo. Bravissimo, Last Break. Last Break. È da vedere quel film. Io ogni volta che lo vedo. Cioè, sì, no, non ho fatto, film, cioè, non ho fatto lavorazioni di quella tipologia perché ho fatto basso fondale. Però, infatti per rendere un'idea è quello, cioè uno sì, scende un po' per nella profondità però scendi e vai a fare le procedure di immersione sono quelle sì. E ti dico ogni volta mi viene la pelle d'oca perché sì, non lo so. Un incidente serio, miracolo, vabbè. Quindi abbiamo detto che allora io direi una cosa, vai, te la butto lì, vai. Allora abbiamo parlato, dice vabbè ma parliamo di soldi, quando si guadagna, quando no, non si guadagna, fa parte del ciclo delle domande. Allora, cioè, io ti dico che non si guadagna male, anzi si guadagna beh discretamente, però con tutti i lavori c'è proprio ovviamente il discorso è che tu devi considerare che comunque se ti va bene, e dico se ti va bene, mm-hmm. esci il lunedì mattina e torni il venerdì sera a casa. Infatti. Se ti va bene, sì. Altrimenti si parla di turni di 45 giorni, due mesi, sì. dove tu esci e torni dopo due mesi. Eh sì, perché si parla di un lavoro che non sta nella tua città. È scontato che non puoi ma stare no, nella ma tua città. Perché... ovviamente, ma anche se diciamo riuscissi a trovare una cosa vicino
comunque tu devi stare sul posto, sì, perché magari non stai lavorando, stai facendo lo stand by, non fai lo stand by, sei di supporto alla comunicazione, cioè, quindi comunque devi essere lì sul posto. Vabbè, penso che però questo è un lavoro che si fa, penso, più perché ti piace. No, questo lavoro ti deve piacere, assolutamente. Va al di là del lato guadagno, che secondo me ci sta come domanda, però proprio al di là. Ti deve assolutamente piacere, no, giusto per capire. Vabbè, ma allora, rischioso è tutto, ma si guadagna, se c'è, quindi vuol dire. Si guadagna bene, e ti dico, guarda, io fino a quando l'ho fatto io, la media dei dei novelli era di 150-200 euro al giorno, ok? Parliamo di... Ma al giorno, che vuol dire che non era tutti i giorni operativo, cioè anche eri impegnato solo perché andavi sul posto di lavoro, manutenzione, esercitazione, tornavi a casa? I 200 euro al giorno parliamo di quando eri in fase di... Operativo. Magari se ti capitava la giornata dove c'era maltempo, perché può succedere che c'è maltempo, tu non vai in acqua, quelle vengono chiamate giornate di stand by, dove ti viene data la mezza paga. Ok, quindi, cioè, comunque tu percepisci qualcosa, però non è piena. E quando sei magari in magazzino, sei dentro per altre lavorazioni, chiaramente è un altro tipo di ragionamento quel. Poi ogni azienda magari ragiona in io parlo della mia esperienza. Sì, vabbè, certo. Poi la cosa bella è che andando avanti questa diciamo quota giornaliera è andata via via aumentando nell'arco dei 2 anni allora questa azienda. No. Allora, io posso pure dirlo? È un'azienda di Ottona, si chiama Maritel. Quindi abruzzese? Sì. Va bene, in Abruzzo abbiamo anche la Nicoperi, che è la più famosa per via della Concordia, non so se ti ricordi. Sì, come no. Ho visto proprio un video che loro sono intervenuti. La Nicoperi era quella che era, diciamo, addetta al... Sono intervenuti loro? Esatto, loro. La sede della Nicoperi è attaccata alla sede della Maritel dove lavoravo. Che poi ho sentito pure, tra l'altro, che in Italia, a livello di sommozzatori, cioè con questo mondo, questo ambito, siamo abbastanza forti. Siamo forti, siamo tantissimi, forti, perché per via della preparazione dei vari anche corsi di formazione. No, come si aspetta sempre altrove, sì, certo, gli americani, allora i migliori sono gli europei, nella maniera più assoluta. Okay. Gli inglesi sicuramente sono forti, però pure gli italiani norvegesi sono forti, insomma, sono tosti i norvegesi, sono anche tosti. Perché i hanno un altro clima, subito da forse anche... Bravissimo, cioè i mari del nord, oltre ad avere temperatura bassissima, sì, comunque è sempre mare agitato, mosso, cioè comunque... E infatti, il film dove è i mari del nord, sono quelli. Tutto, mi ricordo. Tutto. E va bene. Oh, e ti stavo dicendo, nell'arco dei 2-3 anni che ho lavorato, quella quota giornaliera è andata aumentando fino a triplicare... Nel caso di un lavoro fatto all'estero, era un incarico, ovviamente, non è che poi prendi quella cifra per tutti i mesi per 30 giorni. Sì, certo. È un incarico che ti viene assegnato e quella cifra, diciamo, è arrivata a essere un po'. Ma com'è nato? Cioè, famiglia, io ci ho pensato, prima di parlare, facci sta chiacchiera, che noi ci vediamo spesso, però ho detto cazzo. Allora, è nato. Se ci pensi, non è il primo lavoro che ti viene da dire, il sommozzatore, il palombo, cioè non ci avremmo pensato. Quindi, no, anche perché diciamo che non c'entra niente con quello per cui mi hai conosciuto tu, perché adesso sì, mo, cioè, ma adesso siamo, hai cambiato la metà. Prima e dopo questa parentesi, io con mio padre abbiamo uno studio di progettazione di impianti termotecnici. E infatti quindi, adesso ci troviamo nel nostro studio attuale. Sì, certo. Sì. Quindi tu dici, ma mo il sommozzatore deve uscire. No, ma non perché per quello che fai adesso. Allora, io avevo la passione, ho sempre avuto la passione per l'acqua, per il mare, tant'è che ho giocato tantissimi anni a pallamoto, sì, l'avevo detto, ho fatto
fatto l'istruttore di moto, ho fatto il bagnino. Da poi in acqua, bene male. Ci sei stato. Dovrei salutare. Per la gare, dai. E nel 2007-2008, una cosa del genere, feci il corso per diventare sub. Perché mi ho detto, cavolo, però sai, sta cosa forse dell'acqua mi manca. Sì, infatti il corso è quello che uno può fare, capisci? Sì, 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 ho provato con un amico, tra l'altro, che lui è istruttore sub, e mi ha fatto lui appassionare a questo mondo subacqueo, che è meraviglioso. Sì, infatti, se ti piace poi ti prende. No, infatti poi secondo me non, cioè già quando vai a farti la classica vacanza in maschera, wow, dici bravissimo. Immaginati poi scendere quando sei completamente immerso, bravissimo, sì. Addestrato, quindi fatto un corso, sì, sì, secondo sì, me wow, è il livello successo, sì, no, è assolutamente magnifico, perché poi ti ritrovi veramente a contatto con un mondo che non ci appartiene sostanzialmente, sì. Quindi cioè, noi non c'entriamo niente col mondo acquatico. E tu ti ritrovi lì sotto a vivere le sensazioni e le esperienze dei pesci, come degli squali, come del pesciolino, capito? Quindi da corso da sub? Quindi corso sub, qualche anno dopo io comunque ho continuato a fare immersioni ricreative, così, ho acquisito anche un bel bagaglio di esperienze. Io, sì. Adoro, vero? A numero di immersioni. A numero di immersioni, sì. Tipo il paracadutismo. Bravissimo. Lanci. Ne ho acquisite parecchie nel frattempo, poi il nostro lavoro diciamo ha subito una brutta crisi, perché c'è stata la crisi economica del 2007-2008, non so se ti ricordi. Come? E noi l'abbiamo accusata fortemente nel 2011, qualche anno dopo. Ma noi intendi? Noi come studio. Ah, quindi come okay. Già... Io già facevo questo, già sì, okay, okay. Io dal 2005 faccio questo. Okay, okay. Io pensavo, ho terminato no. Questa esperienza. No, 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 è stato in mezzo. Quindi continua anche. Okay. Questa è stata una cosa in mezzo. E, avendo subito questa crisi grossa, importante, non mi vergogno sinceramente a parlarne, perché non è una cosa che dipende da noi. No, no, quel periodo è un sacco. Cioè. Si trova a rimontarsi, essendo... a tagliare un sacco di cose. Ecco. Dover tagliare, questo è proprio il termine giusto. Sì, sì, lo so. E essendo uno studio mio e di mio padre, ovviamente all'epoca non potevo chiedere a mio padre 50, quanti anni aveva, 55, dire, oh senti, fai una cosa, trovati un lavoro perché devo proseguire, cioè, non era cosa, ovviamente sì, ero più giovane e ho detto, ok, che faccio? Che faccio, che non faccio, mi piace andare sott'acqua. Poi parlando con questo mio amico istruttore mi dice, Matti, ma sai, cioè comunque non vai male sott'acqua, sei bravo, di qua e di là, perché non provi a fare questa roba qui? Poi iniziamo a vedere, torniamo al discorso, vedere un po' di video. Se iniziamo tutti da bravissimo, i video. Bravissimo, comincio a vedere un po' di video, un po' di cose e dico, però... Sai che proviamo. Si potrebbe provare, si potrebbe provare. Poi iniziate a cercare... diciamo gli istituti di formazione professionale che potessero darmi una mano, ne ho trovati due o tre, che non è che sono tantissimi. No, infatti ho visto non ce ne sono tanti. Ne ho trovati due o tre, ho trovato uno che era a Palermo, dove comunque io da due o tre in Italia. In Italia? In Abruzzo solo. No, sei in Abruzzo zero. Sì. Ortona, no, quella di quella per quella lavorare, per quel lavorare. No, perché no. Prima di fare il corso di formazione. Bravo, cioè, esatto. Come ho detto, sì. Chi mi ha fatto il corso di formazione era a Palermo, poi ce n'era un'altra a Napoli e poi ce n'era un'altra a Roma, credo, non mi ricordo, sì, Roma. Però siccome Palermo, insomma, io è una città che conoscevo già, avevamo degli agganci, amici di mio padre, ho detto ok, andiamo a Palermo. Ed è iniziata questa avventura. Il corso è durato circa 12 mesi, che è finito in Norvegia, nelle acque. Comunque andate. Cioè, sì, perché dovevamo testare, sì, bravissimo, dovevamo provare le attrezzature per il freddo. Sì, sì. Quindi mute d'acqua calda, mute Palermo 46 gradi all'ombra, esatto, si squagliavano pure le macchine. Sì, sì, sì. Quindi, e il corso costa, ha un costo? Il corso ha avuto un costo, perché adesso tu immagini la premessa che ti avevo fatto, dove
insomma, crisi pesante. Vabbè, tu cercavi lavoro fondamentalmente, a prescindere da questa passione. Sì, no, 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 però no, per farti capire, crisi pesante, insomma, stavamo rimanendo veramente con l'acqua alla gola. Certo, quindi... Io decido di cambiare e provare questa nuova avventura, però lo scoglio era il costo del corso, perché comunque ti devi trasferire in un'altra città, in un'altra regione, stare fuori tanti mesi. Quindi oltre il costo reale di alloggio, classe di alloggio con un'università. Universitario, esatto, praticamente ho fatto la vita da universitario per un anno sostanzialmente. E fra tutto nella contabilità poi anche messo il diciamo viaggio in Norvegia per provare queste robe qui, insomma circa 20.000 euro è costato questo scherzo. Non è poco. Però devo essere ma sincero. Poi è sicuro che ti prendono a lavorare? No, ti lasciano semplicemente allora, un brevetto? Ti rilasciano un attestato dove tu sei formato, hai la formazione, dopodiché devi attivare tutte le varie procedure per ufficializzare questo attestato, cioè devi prendere il libro. No, non è facile. Infatti, io immaginavo. Esiste praticamente chi lavora sott'acqua ha il libretto di ricognizione, si chiama. Ah, okay. È un libretto che si fa tramite la sanità marittima, tramite la capitaneria di porto. Quindi tu devi andare in capitaneria, mostrare questo attestato, dopodiché loro ti richiedono un numero. Che non te lo sto manco a elencare di visite mediche perché ti rivoltano veramente come un calzino. Sì, io so che anche a livello psicologico sì, devi affrontare cioè, un attimo. Assolutamente sì. Di sotto, oh, che cacchio ne sai? Può... E, dopodiché, con tutti i vari certificati medici in sanità marittima, ti rilascia l'idoneità. Con questa idoneità torni in capitaneria di porto e loro ti rilasciano il libretto di ricognizione del sole. È una bella viaggio, sì. Tosta, lunga, tosta, però poi alla fine ti dico, è vero, si sono stati spesi tanti soldi, però nell'arco di poco... Vedi comunque lui. Sì, ma perché sei riuscito a trovare lavoro subito? Io sono stato... Allora, no. Che hai fatto? No. No. In genere alcune scuole subito vengono no, assolutamente, nel senso che comunque i sommozzatori è vero sono pochi. Certo. In Italia non è che ce ne stanno chissà quanti. Mi sa, ho sentito, mi sa tipo 100 l'anno ne escono, ma a volte. No, ma io parlo delle forze dell'ordine. Ah, beh, no, allora... No, quello è un altro perché si candidano al allora, massimo 100 l'anno ne cacciano. Dobbiamo fare... Allora, dobbiamo fare un attimo... In tutti i dati, ce l'ho in tutti i tagli. No, no, ma dobbiamo fare un attimo un chiarimento, diciamo così. I sommozzatori delle forze dell'ordine non sono gli stessi che no, assolutamente no. L'attrezzatura adoperata potrebbe essere la stessa, sì. Anzi, è sicuramente la stessa. L'operatività è completamente diversa. Purtroppo sì. Loro intervengono nella maggior parte dei casi per il recupero di vittime, cadaveri. Però vabbè, ho visto anche per salvaguardia di beni ambientali che sono rimasti sott'acqua. Recupero di comunque ordigni inesplosi, oh, esatto, sì, 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 cioè sì. Anche una parte più movimentata sì, che sì, non sì. Quella però solo... sì, principalmente cioè se tu vai a vedere la percentuale delle uscite che fanno la maggior parte è comunque dovuta invece noi civili, chiamiamo così, arrivate, appunto. Facevamo lavori di costruzione, costruzione, quindi è un lavoro più dinamico, più bello, cioè tu fai qualcosa. Sì, 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 sì. Ecco, vai cioè detto che hai fatto l'oleodotto? No, il metanodotto per Procida. Bellissimo lavoro, devo dire che è stato molto bello. Poi ma perché le esperienze sono pochi, possono sì, fare, sì, sì. Che quello... E ti dicevo, è vero che siamo pochi, però il lavoro non è così facile da trovare, perché poi comunque ti richiedono... Torniamo sempre al solito discorso, no? Cercasi apprendista con esperienza. E quindi giustamente non è che ti mandano sott'acqua e dici no ma io ho fatto il corso, c'ho l'attestato. Sì, ma... Aspetta un attimo, che poi si parla penso di milioni di euro. Beh, sono lavorazioni costose. Quindi per un certi versi capisco, certi versi non lo voglio dire. Io sono stato fortunato che tramite il mio amico che mi fece il corso da sub, il primo, lui conosceva un sommozzatore che aveva smesso le attività, okay. Che aveva lavorato per questa azienda di Ortona. Ah,
qui ti ha messo in contatto. Quindi praticamente c'è stata questa rete di connessione. Bravissimo. Questa rete di connessione che alla fine mi ha portato da questo signore. E lui mi ha dato fiducia. Questa connessione anche a voglia di fare. Perché io sono in barella. Se uno ha voglia di fare, inizia un qualcosa, allora, si dà da fare, sta da facendo, esce fuori sempre. Ma allora io sono dell'avviso perché, che... se tu facevi il corso e stavi a casa, aspetta qualcuno ti chiamava, penso. Ma anche diciamo anche un'altra cosa. Io lo dico sempre. Oh, se uno qualunque cosa, ma anche semplicemente fa sti video. Se non li fai, non li inizi, non ti diverti, non provi, non fai. Non lascerà mai nulla. Ma diciamo anche un'altra cosa, menti, chiamiamola tra virgolette raccomandazione, segnalazione, chiamiamola sì. Segnalazione, no? Tu sei stato segnalato presso quell'azienda, ok? Quell'azienda ti prende perché il segnalatore è un amico, sì. Lavori un giorno, una settimana, e poi cioè, loro si rendono conto se tu sì, certo. Vuoi... Veramente. Magari anche se non lo sai fare, sì, sì, però sì. Se vuoi, hai la volontà di apprendere e migliorare... Chi sta sopra se ne accorge, dice ok. Ma soprattutto anche in questi tipi di lavori che perciò sono molto specifici. No, no, cioè... perciò ti dico, quindi lì poi è vero che c'è stata questa rete di connessione, è vero che ho raggiunto, lui mi ha dato fiducia, però poi diciamo che c'è un pochetto parte... me la sono guadagnata. Cioè... Quello che ho detto io. Sì, sì, no, che c'è stata sicuramente da parte tua una voglia di fare, di darsi a mettersi in gioco, di mostrare qualcosa, di oh, ti ho studiato, ragazzi. Senza chiaramente fare il ruolo della situazione. No, in queste situazioni però... ti bloccano subito. No, no. Perché sì, lì sì, non è... No, poi lì nel frattempo, quando per esempio a Napoli, quando eravamo giù, la cosa carina che poi sono le cose tutte connesse, no? Poi fai amicizia con il barcaiolo, fai amicizia con quello sì, del bar. Sì, perché il porto, quindi il porto... No, no, noi vivevamo proprio la città, cioè noi stavamo... No, nel senso, comunque un magazzino, una sede, non c'era... Era la barca, la nave. Noi eravamo proprio a bordo di un motopontone, si chiama proprio così, quelli che hanno le gru sopra, non so se li sì. Eravamo a bordo di questo motopontone, c'erano due container, uno era... adibito a cucetta e l'altra era adibito a bagno con doccia. Sì, sì. Vabbè, quindi il lato il porto doveva attraccare ogni tanto, no? No. Ah no, facevate la noi siamo rimasti la prima tornata siamo rimasti 18 giorni in mezzo al mare. In rada, sì, ci siamo sì. In rada, sì, in non era proprio in rada perché non la eravamo con le barche a vela. No, perché non eravamo all'ancora, ok? Noi eravamo ancorati al tubo che dovevamo tirare e a dei corpi morti che ci aiutavano a tirare, quindi stavamo in mezzo al mare. Sì, 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 sì. E ci arrivavano a colazione, a pranzo e cena i rifornimenti dalla terra con i banchini, i gommoni. È stata pesante, considera che era la metà di febbraio, facevamo turni di lavoro anche di 18 ore, immagina, di notte. Sì, che uno fa già la ditta con delle scadenze. No, ma al di là delle scadenze, quel tipo di lavoro, quando inizi a fare un certo di operazioni, è un po' come quando fai la gettata del cemento armato, inizi lo devi finire, certo, giorno, notte, pomeriggio, sì. Quando hai iniziato lo devi portare alla fine, quindi stessa cosa lì è capitato, una giornata che abbiamo iniziato, abbiamo finito dopo praticamente 18 ore, stremati, per andare a dormire chiaramente, però allora, è un lavoro che, come abbiamo già detto, ti deve piacere, però cioè tu sei in mezzo al mare della natura, respiri quest'aria, cioè è un'altra cosa. Pura passione. Qualcosa di particolare che è successo sotto che... Ma particolare, capito, nel senso... A parte che mi sono rotto il ginocchio? Ecco, no, già come ti sei rotto il ginocchio? No, sì, era sempre quel lavoro lì di Napoli, dovevo scendere per fare una cosa rapida, una cosa veloce, considera che... Adesso non mi ricordo con precisione, ma forse stavamo sui 18 metri, 16 di profondità, quindi è una profondità gestibilissima, una cosa tranquilla. Certo. E... Cioè, signori, così, certo, però nel senso che a 50, 18. No, vabbè, 18 metri è una... Considera che 18 metri è anche il limite della subacquea ricreativa del primo livello. Ok. Quindi... Cioè, arriva proprio subacqueo alle prime acque, sì, tra virgolette. Sì. Ok. Generalmente nelle lavorazioni subacquee tu arrivi sul posto, sul punto di lavoro, nella maggior parte dei casi prendi le pinne, te le togli, te le agganci vicino da qualche parte
e con i piedi piantati a terra lavori, fai, no? Ti muovi. Sì. Io lì dovevo fare, mi sembra dovevo stringere un dado, non mi ricordo, una cosa semplice, una cosa veloce, 5 minuti. Ho detto abbiamo le pinne, non me le tolgo. Mm-hmm. E invece, siccome il tubo giustamente era vuoto, quindi prendeva il movimento dell'acqua, c'era poca profondità, quindi questo movimento... Quello dovevi stringere? No, il tubo del gas, no? Ah, ok. Era ancora vuoto, chiaramente, sì, sì, era sì, vuoto, sì. Non era solo un pezzo di un tubo di ferro, sì, d'acciaio catramato. E questo, prendendo il movimento dell'acqua, della superficie, perché se fossimo stati a 100 metri, tu quel movimento non lo senti, il tubo è ferro. Certo. Invece, essendo più vicino... Se non volevo questo. Ok, quindi questo tubo si muoveva, cioè un po' su e giù, e mi è capitata la pala della pinna, cioè la parte dove c'è la scarpetta, poi c'è la pala, sì, no? La pala mi è capitata sotto il tubo, sì, che nel frattempo si è abbassato, ha bloccato la pala. Io non l'ho sentito, perché se ci fosse stato il piede, io l'avrei sentito, non mi avrebbe fatto male, perché quella è una cosa talmente leggera, capito? Però tu dici, ah ok, c'è il tubo, tolgo la pinna. Invece non mi sono accorto, e mi sono girato per prendere una chiave, non mi ricordo cosa, e piede fermo e gamba che ruota. Ci si fa male, ci si fa male. No, vabbè, poi abbiamo finito le lavorazioni, il giorno dopo c'avevo un ginocchio così, però eravamo lì. E qualcosa di strano avete mai trovato? Visto... Lì, sì, lì abbiamo trovato una bomba. Secondo me, vedi, quello, cioè lì quando scende... Una di quelle cose che sì, lì abbiamo... mi piacerebbe vedere cose strane, allora, ritrovamenti. Abbiamo trovato diverse anfore vedi, e una bomba inesplosa. Inesplosa, perché abbiamo trovato sta bomba? Perché sapevamo che lì ci potevano essere delle anfore, no? Poi tu comunque quando sei al lavoro magari stai aspettando un rifornimento della superficie, magari ti devono far arrivare una chiave, ti devono far arrivare un attrezzo da tu comunque. Cioè sei fermo, aspetti, ti guardi in giro, sì, no? E abbiamo trovato diverse anfore. E uno dei miei colleghi, guardandosi in giro, dice, oh madonna, quell'anfora è gigantesca. Mm. Allora si avvicina, sì, e con il coltello, perché ovviamente nella dotazione anche di sicurezza c'è il coltello, ci deve essere il coltello. Deve avere un coltello. Assolutamente sì, perché il coltello... ti salva veramente la vita, perché se rimani impigliato in una rete l'unica cosa è il coltello, cioè che ti potrebbe salvare, se rimani in una rete, cioè, bisogna chiamare qualcuno, esatto, cioè, però il coltello ti potrebbe salvare. Così insomma, con il coltello va verso questa anfora, uh-huh, e comincia a picchiettare sopra, perché sai c'era tutta l'incrostazione, no? Si era fatta, sì, e allora comincia a picchiettare, a un certo punto fa tin tin tin, bloccato. Quando sì, tin tin tin, chiaramente un rumore metallico, suonava metallo. Quella grandezza è la bomba. Dice, ok, fermi tutti. Così abbiamo chiamato la capitaneria di porto, che ha avvisato. Sì. Sì. No, abbiamo chiamato la capitaneria di porto, che sono venuti, hanno prelevato, l'hanno portato al largo e l'hanno fatta brillare. Sì, sì. Però in realtà ci rimane poco. Sì. Era della seconda guerra mondiale, però. Immagino. Quelle sono quelli che trovano i classici, sì, che dicono... Che... Anfore tantissime, poi vabbè... E poi puoi prendere qualcosa? No. Ma immagino, io subito da... Non, cioè, o meglio, non puoi toccare, in teoria, le anfore come le bombe, se dovresti chiamare la capitaneria, poi loro avvisano di dove, bravissimo, che loro hanno i loro... sommozzatori, in realtà non sono sommozzatori ma sono sub, quelli che hanno, diciamo, loro. I veri cazzuti sono non sciacchi. No, per carità, no. I sommozzatori loro, e vabbè. No, insomma, li campionano e poi li prelevano, sì, fanno un lavoro d'archeologo. Esatto, da archeologia subacquea, diciamo, sì, un lavoro del genere. E quindi altre cose strane, non lo so, animali spesso ti capita di trovare. Strani? No, animali strani no, non però magari che ne so, ti può capitare una tartaruga, ti può capitare. Ah, ok! No, per esempio lì a Napoli. Ma con te ci sono animali che forse non vanno sempre. Cioè, no, non si vedono se non vai lì sotto. No. Lì si va alle profondità molto, forse più. Sì, però lì non ci vai a lavorare. Dove dici questi animali che ti possono venire in mente, non ci si lavorano. Sì. Perché comunque il limite per le lavorazioni è 300 metri. Cioè un uomo può scendere 300 metri sotto, sì, con... Ma la stessa attrezzatura del cervello cambia. Molto simile. Sì.
giusto, sì, però cioè, con 300 metri è proprio il limite fisiologico di una persona. Però e infatti, aspetta, mi sono dimenticato. Paure, le paure classiche, cioè uno. Boh, se 50, 300, beh, sicuramente cambiano. Allora, perché se no, come tu lo dici, lo stai dicendo con un altro. Un'altra enfasi, 300 metri non è 50. Però... No, ma 300 metri è proprio che cioè, il corpo ti si schiaccia. Cioè, infatti... Tant'è che poi esistono gli esoscheletri che usano quelli della marina, dove in questo esoscheletro tu all'interno sei a pressione lumbar, quindi come se fossi in superficie. Se li ho visti. E questi sono bianco, bravissimi, tipo tutte palloncini. No? Bravissimi. E con questi si arriva fino a 600 metri, però queste robe si usano per gli sminamenti, cioè cose 600 metri, comunque, anche se stai sempre lì dentro, è sempre lì. Sì, però lì stai bene, cioè stai tranquillissimo. Sì, però, tranquillo quando dirlo qua gli ette seduti, se vuoi, sta là sotto a 600 metri. È diverso. Come, paure classiche ci sono? Allora, paure io ti dico... le tue, tutta, allora, io personalmente con tutto il background che avevo, come ti ho detto... Io ho sempre avuto paura di fare il bagno in mare dove non toccavo. Adesso tu pensa, no, bagnino, paramotista, istruttore di nuoto. Ma non perché non toccassi, ma perché non riuscissi a vedere il fondo. Cosa ci fosse? Vabbè, ragazzi, ha paura. Non vedo, non so vedere via. Perché allora io l'unico animale subacqueo, sottomarino, chiamalo come ti pare, acquatico, di cui ho paura. È la medusa. Sì, proprio c'è il terrore. Perché non, loro non si gestiscono. Cioè, un pesce qualunque, anche uno squalo, se ti vede, si gira e scappa, ok? Avete incontrato squali? Non in fase lavorativa, ma in fase sportiva, sì, ho visti parecchi. Però la medusa, non avendo... No, perché ti viene addosso, cioè ti si viene a scontrare, capito? Cioè, non è intelligente. Allora, che l'attrezzatura che ti viene. Sì, c'è tutta l'attrezzatura addosso. Al porto di Ortona stavo facendo una riparazione. Tutta la tutta addosso. Mi hanno punto qua. L'unico punto scoperto. Vabbè, insomma, e la mia paura era quella prima di fare il bagno dove io non vedo. Riuscissi a vedere. Ok. Questa paura qui è sparita subito. Perché ovviamente lavorando nei porti, in zone fangose, paludose, vedi che c'è, come prendi confidenza. No, non vedi niente. Cioè, tu nel momento in cui arrivi sul posto di lavoro, il fango, che è sotto forma di. È una polverina sottilissima il fango. Sì, okay? L'ho visto. Quindi tu quando ti poggi diventa subito nero, immediatamente. Sì. Quindi tu non vedi più nulla. Sì, infatti si pensa subito sommozzatore. Sì, Mare dei Caraibi, Mare dei Caraibi, Messico, qualche colline, no. Infatti sono solo lavori in posti che no, schifo, depuratore, uno schifo fondamentalmente, è vero. Quindi è vero. Ti ripeto, questa paura è sparita praticamente subito perché... Vabbè, secondo me comunque chi fa questo tipo di lavoro, anche come il film, chi scende deve essere una persona un po'... equilibrato. Come chi non soffre di vertigini, quindi è più facilitato a fare paracadutismo, la a 300 metri, come quelle... Se tu hai soffri di vertigini, di certo non puoi fare quel tipo di lavoro. Stessa cosa, chi scende a quelle profondità, paure sì, però sono molto... Sì, sì, relative, sì, gestibile. Sì, non è paura di essere uno. No, perciò ti dico, devi essere una persona sicuramente equilibrata. Equilibrata, devi essere un po'. Come hai detto tutti gli esami dell'analisi che fare, vedo proprio per quello, capire un attimino se sono in grado di scendere sotto, perché non solo la tua vita mette a rischio, ma pure gli altri. Quindi terminato sto c'è il palombaro, il sommozzatore. Palombaro, sommozzatore, tutto figo, tutto bello. E poi ci troviamo nello studio. Mi sono rotto il ginocchio e quindi... ho dovuto prendermi un periodo di stop ovviamente perché poi mi sono dovuto operare, tutta la riabilitazione, non potevo camminare, vabbè. In quel periodo, stando a casa, mio padre mi dice ma mi puoi venire a dare una mano perché sai qualcosa inizia a rimuoversi. Ok. Se potessi venire a darmi una mano perché ho bisogno. Tuo padre e comunque anche di prima avete uno studio di progettazione di impianti termotecnici. Ok. E io gli ho detto, ma sì, sto a casa, perché no? Cioè, assolutamente sì. Comunque lo facevi pure prima. Lo facevo prima. Non è una cosa nuova per me. Cioè, era semplicemente un ritorno alle origini e dare una mano a mio padre. Poi si guadagna 3 volte tanto, quindi, cioè, non lo so. Io pure non l'ho mai sentito. Vabbè. La gente questo lo sapeva. Quanto si guadagna?
non è vero. No, il discorso è che poi sono passati 15 giorni, è passato un mese e nel frattempo sono guarito del ginocchio e ho iniziato a mettere sul piatto della bilancia, sai quando fai il bilancio della tua vita, no? Dici fino a mo' ho fatto questo, allora metti sul piatto della bilancia e dici guadagnare tanti soldi ma non avere vicina la famiglia. Vabbè, non avere un'altra, dai. Non avere vicina. Non avere un'altra. Ho capito già intendi, dai. No, ma il mio problema era quello della famiglia, cioè stare lontano dalla famiglia. Beh, certo. Perché poi sono successe altre cose, vabbè. Personali, quindi, vabbè. Non avere una vita, dai. Quindi la vita fa oppure, la famiglia fa anche della vita. Bravissimo. Quindi, oppure guadagnare meno, ma comunque che ti permette di vivere. Però avere gli affetti, amici, sì, possibilità di una vita più lineare, dai. Okay. Comunque, che faccio? E ho detto, e poi attenzione, tu qui è vero che guadagni tanti soldi, è vero quello che fai è tutto, però tu sei sempre un soggetto dipendente. Okay. Cioè c'è sempre qualcuno che ti dice tu adesso prendi quello e lo porti lì. A quest'ora vieni qua, fai questo, fai quello. Invece da quest'altro lato avevo la libertà di dire ok, ora mi fermo, mi prendo un caffè, oppure adesso scendo e parlo col mio amico da bancario. Quello che dico anch'io sempre, cioè, okay, se uno ha la possibilità e può e la voglia, soprattutto perché non è per tutti lavorare da soli, cioè nel senso fare imprenditore, mo, a prescindere da quello che sia l'attività, libero professionista. Bravo, sì, vabbè, è una cosa che dipende sempre da te. Non è semplice, ma allo stesso tempo chiaro che io lo straconsiglio sempre perché ti permette, allora, di tutto avere anche una visione della tua vita diversa, come tu dici. Assolutamente, sì. Ed è una ficata, cioè secondo me è il massimo. Poi la fortuna, diciamo, voluto che nel frattempo le cose hanno iniziato a girare meglio, ricominciare, ripartire, fare tutto. Adesso abbiamo anche la fortuna di avere tre bravissimi, splendidi collaboratori che ci aiutano tantissimo. Lo studio già ne parla, adesso lo vedremo pure, un po' di immagini. Parla da solo. Qui adesso è praticamente tutto nuovo perché siamo trasferiti da poco. Però sì, diciamo che anche grazie a loro abbiamo potuto fare questo. E quindi niente, la mia esperienza da sommozzatore è finita lì, ci penso spesso. Spesso dico però il casco me lo rimetterei. Ah, quindi ce l'hai questa cosa? Sì, di... certo. Io pensavo solo stata un'esperienza, la classica esperienza che uno lo fa, l'ho fatta, ok, mi basta. No, quella è una cosa che farei tanto. Appena ho smesso, per un bel po' ho avuto diverse chiamate ancora per tornare a lavorare. Sì, perché sapete che ce ne sono pochi, no, no, ma da loro, dalla stessa ditta. Sì, perché mi chiedevano: ma allora riesci a fare sto cantiere, ma ci puoi venire a fare questo? Oppure mi serve una mano per quella giornata lì, mica ci puoi venire. Poi chiaramente ti stacci e dici: o fai questo o fai quello, tutte e due non è possibile. Però è bella questa cosa. Vabbè, come io giustamente forse non la capisco, perché il momento tu all'inizio è passione, una passione non finisce. È no, giusto, è vero. Quindi anche adesso, a distanza di tempo, sì, vero. Ti dico, ogni tanto ci ripenso e dico, però sai, stavo in mezzo al mare, libero, tra virgolette. Sì, perché qui parliamo di lavoro d'ufficio. Sì, allora il nostro adesso è comunque un lavoro piuttosto dinamico, però non è. Dinamico di auto, parliamo. Sì, questo. Dinamico nel senso che vai in cantiere, vai in quell'ufficio, in quell'altro, sopralluogo, riunione, però lì sei libero. No, infatti è un'altra cosa stupenda, se uno può fare un lavoro da solo, in più, avendo quel tipo di... Ho avuto la fortuna di conoscere in quell'ambito tantissime brave persone con le quali mi sento ancora... A livello umano che fa questo tipo di lavoro, secondo me, assolutamente. A quella marcia in più, secondo me, perché comunque si lavora in squadra. E quindi quando tutti i lavori, dove vuoi o non vuoi, dove c'è una squadra, ci sono sicuramente i conflitti, però se sempre si crea a livello umano un rapporto sicuramente superiore al lavoro d'ufficio, dove ok, si può prendere un caffè insieme, ciao, ci vediamo domani, giusto? Sì. Al vivere e lavorare a certe condizioni. Sì, no, è vero. Ti devi fidare. Sicuramente. Per te, ok, ma solo il pensiero, 50 metri sott'acqua, paura, solo il pensiero. Sì.
ed è quello basico, quindi... No, però ti dico, ti devi fidare della persona che si squadra con te, quindi bene o male la devi pure conoscere. Quello è quello che cioè, se hai una squadra appunto che di rapporto per forza, vuoi o non vuoi, d'umano spettacolare. Quindi, signori, questo è lo studio attuale di Mattia Andreoli. Lo studio di Mattia Andreoli e di Franco Andreoli. Franco Andreoli che gli è lo studio al computer già super pronto sul pezzo che non c'è neanche degna di uno sguardo. Spero il video vi sia piaciuto. Spero sia stato interessante, non vi abbia annoiato. E prossima avventura, al prossimo video, al prossimo tutto. Mua! Ciao!